Quando ho letto per la prima volta questa storia, non volevo crederci, non volevo credere al suo contenuto, alle sue verità, ai protagonisti che credevo di conoscere bene. Mi sbagliavo, ci si sbaglia sempre. Uno di questi era Evan O'Donnell, un mio dipendente, un amico. A stento gli strinsi la mano e gli rivolsi la parola per quello che gli era accaduto, forse perché mi sentivo un po' responsabile. Lo capii dal momento che incrociai il suo sguardo, ma niente a confronto dell'angoscia che provai quando venni a sapere tutto. Il suo sguardo era gelido e pieno di paura. Non avevo mai visto un uomo così distrutto. Era come ritrovarsi davanti le proprie paure, dubbi e colpevolezze, racchiuse tutte in una volta. Non ebbi il coraggio di affrontare tutto questo. Lo intuì però, da non voler indagare più di tanto. Quell'abisso che lui ha visto e che ha ascoltato in lui. Ruth e Cole, l'amico di famiglia, ne erano consapevoli a loro volta. Hanno scrutato e sono stati scrutati. Anche nei loro sguardi c'era uno strano gelo, ma diverso, anche se non capì il perché fino a quel momento. Un gelo che sapeva di sofferenza. Ritornare il sole dentro il tuo animo, amico mio, Jason.